Nella tua posizione privilegiata vedi una marea di giovani. Sì. Che sentiment percepisci da loro? Perché io quando vengo da voi trovo giovani ipercuriosi, iperdecisi, iperpreparati. Cioè, che sono descrizioni che non ritrovo invece quando pa sento parlare o leggo dei giovani sui giornali. Bah, diciamo Come che mai? secondo me chi appunto, per il discorso che si faceva prima, chi affronta un certo percorso personale, chi decide di investire su se stesso, è quello che già ha fatto un certo tipo di percorso nella Cioè, vita, ha una quindi carta in più. ha una carta in più, per cui diciamo chi arriva a iscriversi a un master rispetto a chi non lo fa con tutto, diciamo, la legittima, come si può dire, la Sì, legittimità della certo. decisione del caso, però chi vuole iscriversi a un master ha sicuramente una marcia in più da quel punto di vista, è sicuramente una persona più curiosa, una persona che ha un'idea di se stessa più chiara. E quindi lo riporta sia in aula con magari i docenti, o chissà dall'altra parte, sia poi con il mondo professionale in cui va a inserirsi, che sia un neolaureato, quindi in stage, o che sia un professionista che poi torna dopo aver fatto il corso a nuove mansioni, nuove aziende, insomma, e si riparte con un'idea diversa di se stessi. Ecco, secondo me l'investimento in termini personali comunque rimane la chiave di volta.